Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco di Osmectal Ipsen Consumer Healthcare SRL. Ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'ha di Osmectal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere di Osmectal durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha di Osmectal? Di Osmectal ha un farmaco a base del principio attivo di osmectite, appartenente alla categoria degli adsorbenti intestinali e nello specifico altri adsorbenti intestinali. È commercializzato in Italia dall'azienda Ipsen Consumer Healthcare SRL. Di Osmectal può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine, importato dalla Francia. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine, importato dalla Francia. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine, importato dalla Francia. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine, importato dalla Francia. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine, importato dalla Francia. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine, importato dalla Francia. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine, importato dalla Francia. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine, importato dalla Francia. Di Osmectal 3G polvere per sospensione orale 30 bustine, importato dalla Francia. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ipsen Consumer Healthcare SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: di osmectite. Gruppo terapeutico: adsorbenti intestinali. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento sintomatico del dolore associato a patologie funzionali intestinali negli adulti. Trattamento della diarrea acuta nei bambini di età superiore a 2 anni, in aggiunta ai trattamenti orali con soluzioni reidratanti saline, e negli adulti. Trattamento sintomatico della diarrea cronica funzionale negli adulti. Posologia: posologia. Trattamento della diarrea acuta. Bambini dai 2 anni di età. 6 grammi, 2 bustine, al giorno. Il dosaggio può essere raddoppiato all'inizio dell'episodio di diarrea acuta. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Osmectal nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Adulti: 9 grammi, 3 bustine, al giorno. Il dosaggio può essere raddoppiato all'inizio dell'episodio di diarrea acuta. Trattamento delle altre indicazioni. Adulti: in media 9 grammi, 3 bustine, al giorno. Modo di somministrazione: somministrazione per via orale. Il contenuto della bustina deve essere miscelato in sospensione direttamente prima dell'uso. Bambini: il contenuto della bustina può essere miscelato in una bottiglia da 50 ml di acqua da somministrare nel corso della giornata, o miscelato con un alimento semiliquido, come il brodo, composta, purà, alimenti per l'infanzia. Adulti: il contenuto della bustina può essere miscelato in mezzo bicchiere di acqua. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: l'idratazione deve sempre essere presa in considerazione in pazienti fragili e nei bambini utilizzando sali minerali, integratori salini orali, o reidratazione intravenosa adattata sulla base della gravità della diarrea ed, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: le proprietà assorbenti di questo prodotto possono interferire con l'assorbimento di altre sostanze. Pertanto, nessun altro farmaco deve essere assunto contemporaneamente con diosmectite. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere diosmectal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere diosmectal durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità: non sono stati condotti studi sulla fertilità nell'uomo. Gravidanza: ci sono dati limitati riguardanti l'uso di Osmectal nelle donne in stato di gravidanza, meno di 300 gravidanze documentate. Lì, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi, tuttavia non ha atteso alcun effetto sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. L'effetto indesiderato PIA comune riportato durante il trattamento alla costipazione, verificatosi approssimativamente nel 7% degli adulti e approssimativamente nell'1% dei bambini. In caso di costipazione IL, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio può portare a costipazione severa e vesuario. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Adsorbenti intestinali, codice ATC. A07BC05. Farmacologia clinica. Diosmectite ha dimostrato di assorbire i gas intestinali negli adulti, di ripristinare la normale permeabilità della mucosa in uno studio, proprietà farmacocinetiche. Quando ingerito, Diosmectal rimane confinato nel versante luminale dell'epitelio, non viene assorbito e né copyright metabolizzato. Diosmectite viene eliminato nelle feci attraverso il processo di normale transito intestinale. Dati preclinici di sicurezza. Dati non clinici rivelano l'assenza di particolari rischi per l'uomo, sulla base di studi convenzionali di tossicità acuta e ripetuta di genotossicità. Elenco degli eccipienti: saccarina sodica, glucosio monoidrato, aroma vaniglia, aroma arancio. Composizione dell'aroma vaniglia: maltodestrina, saccarosio, gliceril triacetato e 1518, biossido di silicio e 551, etanolo, lecitina di soia e 322, aromatizzanti vaniglia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.